Adesso diventiamo seri. No, ma perché? Ma scusa, avrai tempi radiofonici, perché questi intellettuali che scrivono i libri poi vengono in radio, è tutto lento, abituati a parlare all'università, sono lento. 9 minuti di intervento. Senti come se la ride. Daniele Bossari! Ciao Fabio Viola, ciao Maurizio, tutti, tutti. Non ciao, siamo all'università e non siamo ai tuoi seminari, siamo in radio. Veloce. Sai dove sono, Fabio? Sai dove sono adesso? Sono in aeroporto a Calcinate del Pesce, in provincia di Varese, qui dove sto per decollare con l'Aliante, perché sto prendendo lezioni di volo a proposito del volo del mattino. Scusa, quindi l'Aliante sono... è quello che lo tirano su, che non c'ha il motore. Certo. Esatto, il volo a vela, quello che utilizza le forze della natura per riuscire a stare a galla e quindi insomma a seguire anche. Ma dopo di noi, fai un'altra intervista? Chissà. No, no, nel senso, no, non nei prossimi giorni, proprio adesso. No. Poi no. Sali, poi vai sull'aereo. Dopo vado sulla Oh, questa potrebbe essere una grande intervista, l'ultima ragazzi, intervista nella storia, l'ultima intervista. No! Ce l'abbiamo solo noi, solo noi, l'intervista di Bossari. No, no, dai, ascoltami. No, ma tu sei protetto, sei ma protetto sì, si esorcizza, dai. Daniele. Allora, ti abbiamo chiamato perché stamattina si parlava di meditazione. Tu fai meditazione, ma soprattutto fai meditazione coi cristalli. Ti occupi da una vita di pietre, cristalli, energie, e hai scritto un libro che si chiama Cristallo, cioè più facile di così è Cristallino come titolo. Cristallo, viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere. Potere. Di che cosa parla Daniele questo? Chissà. No, chiaro che parla, però dico, io adesso prenderò questo libro. Sì. E cosa ci mandato, quindi dovresti già averlo. Sì, con la dedica. Beh, in questo caso no, perché non ti ho visto. Mi va bene. Io poi torno, ti rintervisto nel tuo programma. Entro. Va bene, grazie. No, di che cosa parla questo libro? No, è un viaggio, cerca di unire la spiritualità, l'attitudine che abbiamo e che condividi anche nel tuo programma, con la parte invece scientifica. Quindi ho voluto scoprire tutto il mondo dei cristalli, dalla loro genesi, quindi si parla di geologia con una serie di ricercatori, a tutti gli aspetti delle proprietà fisiche e metafisiche, quindi con scienziati del CNR, ma anche esponenti dell'esoterismo e della spiritualità, in un percorso proprio che cerca di intrecciare le due realtà, che alla fine si scoprirà, insomma, non sono così distanti l'una dall'altra. Perché le pietre o i cristalli hanno questo potere? E perché comunque loro, vabbè, a parte che cristallizzano, sono lì da anni, da tempo, di cose, però perché, come dire, agiscono sulle persone, mettiamola così, o comunque che si sentono delle connessioni energetiche fra un cristallo e l'essere umano? Questo è proprio il viaggio di scoperta, perché è una cosa ancestrale, cioè accompagna l'umanità dagli albori proprio della civiltà. Pensa che anche semplicemente 700.000 anni fa hanno ritrovato in questi scavi in Cina, in queste grotte, questi ominidi che già erano circondati da pezzi di cristallo ialino, dei quarzetti, che però erano troppo piccoli per essere utilizzati come utensili, quindi venivano collezionati per l'attrazione, per la forma, la geometria perfetta, per il colore, perché erano comunque, avevano questa trasparenza. Sono modelli, sono degli archetipi, se vogliamo, di perfezione strutturale, e in cui noi ci identifichiamo e forse aspiriamo anche, ed è quello il segreto, la potenza del cristallo. Buono, buono. Quando li hanno trovati? 700 milioni di anni fa? No, 700.000 anni fa. Hanno hanno trovato. No, ora hanno trovato adesso una cosa di 700.000. Scusa, Daniele, scusami, per caso, perché sarebbe la prima volta che non è accaduto. C'era anche un napoletano con una pizzeria lì, perché sai che qua noi abbiamo il nostro signor che è di Napoli, e dicevo prima, io in qualsiasi posto sono stato al mondo, c'è sempre un napoletano che ha aperto una pizzeria, perché i napoletani arrivano prima di tutti, prima dei cristalli, capito? C'era una pala e un cristallino. Ascoltami, scusami. Maurizio ti vuole chiedere una cosa: è vero che i citrini attirano i soldi?
Allora, beh, se ci si crede sì, perché uno degli aspetti che ho investigato è proprio la potenza dell'effetto placebo, che però, come Maurizio saprà, dal grande Joe Dispenza, no? Che magari lui ha letto nella sua esatto, libreria, quel potere lì è quello che noi attribuiamo ed è quello che ci ricorda ogni volta il potere della pietra, per cui se tu pensi che il quarzo citrino attiri dei soldi, ogni volta che lo vedi ci pensi, in qualche modo entri in quel gioco che ti aiuta. Io non penso tanto a un'attrazione di beni materiali, ma più che altro magari un equilibrio psicofisico. Con Maurizio non è interessato, lui voleva più i soldi cash da toccare. Scusami, il libro di Joe Dispenza dove ce l'hai a casa? Nella dispensa, ok, lo sapevo. Certo. Va bene, senti, allora, scusami Daniele, allora, intanto Daniele Bossari, aspetta, Cristallo, Daniele, non faceva così ridere. Viaggio alla scoperta delle pietre del loro potere, sì. Ma ti voglio dire una cosa, adesso io metto i Fun Loving Criminals. Sì. Voglio, tutte le volte che li metto io dico che ho fatto una serata al Rolling Stones, io, te, in camerino con i Fun Loving Criminals. Voglio solo chiederti se te lo ricordi. Me lo ricordo molto bene, mi ricordo che era anche 100%, era quello. Sì, loro avevano una porta telecamera, una borsa piena di ganja. C'è sempre la ganja. E fumavano senza... Io a un certo punto dico, vuoi del tabacco? E lui mi ha guardato, quello dei fan, mi ha detto, what? Tabacco, quanto solo puri. Dicevo, 100%. Va bene, era solo per sapere. E anche lì i cristalli abbiamo tirato. No, ti prego. No. Grazie Daniele. Nel campo sciamanico le due cose potrebbero sposarsi. Sì, insomma, è vero. Senti, bocca al lupo per il tuo viaggio. Viva il lupo, grazie. Quello di adesso. Ma per il tuo volo. Per il tuo volo e anche per il viaggio del libro, lo ricordiamo ancora. Grazie Daniele, vieni a trovarci quando vuoi. Sì. Porta i citrini. Sì, tanti. Un sacco di citrini. Grazie ciao, a tutti. Ciao Daniele, ciao. Andre per sé. Comunque, sempre la ganja. Beh, quegli anni lì. Poi dopo siamo andati a casa. Mia. Wow. No. Non voglio neanche pensare. Ah, era. Eravamo io. Sudicio. Lercio.